Ciao a tutti! Oggi parliamo di serie TV e per l'occasione parliamo della serie TV più chiacchierata e discussa del momento, ovvero Wednesday, che è uno spin-off sostanzialmente della famiglia Addams con protagonista probabilmente uno dei personaggi più iconici della famiglia, ovvero Mercoledì, di cui ho sempre apprezzato la sua allure gotica, dark e cinica. Ecco, considerando che comunque io non sono un fan sfegatato della famiglia Addams, nel senso che non è che mi sono visto tutta la serie TV vintage, il cartone animato, i film, però devo dire che comunque l'atmosfera goticheggiante mi è sempre piaciucchiata e mi sono sempre stati simpatici. Però da qui a dire di essere un fan sfegatato che conosce a menadito la serie, quello no. Tuttavia, un po' per l'hype, un po' per l'entusiasmo attorno alla serie TV, un po' perché dovevo staccare il cervello e un po' perché comunque stiamo parlando di un prodotto che è appunto una produzione di Tim Burton, di cui alcuni episodi diretti da Tim Burton, allora mi ci sono lanciato, pur considerando che Tim Burton nei suoi ultimi lavori ha decisamente perso la magia. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, la magia burtoniana si ferma probabilmente alla metà degli anni 90, se vogliamo essere un po' cattivelli. Però alla fine è uno di quei registi da cui si torna, perché ti sta simpatico, ti dà delle vibe un po' nostalgiche e hai sempre un po' apprezzato la malinconia dark che attraversa i suoi lavori. Quindi mi sono lanciato in Wednesday, che appunto è una serie che sta piacendo molto anche alcuni detrattori, e in generale quando una serie TV è molto divisiva o comunque un prodotto è molto divisivo, io mi inserisco nel dibattito con ancora più incandescenza. Allora, devo dire che è una serie che mi è piaciuta con riserve, nel senso che se dovessi dargli un voto da 1 a 10 gli darei 6. Mi pongo proprio nel mezzo. È una serie TV che secondo me, come pro iniziali, poi ovviamente andiamo nel succo della questione, va presa un po' come una serie TV da guardare a cervello spento, nel senso è molto gradevole, soprattutto molto gradevole e molto ben girata, di intrattenimento. Io considerate che io l'ho guardata comunque in un periodo un po' di stress, ma e nonostante io non sia una persona che ama fare binge watching, ho visto tutte le 8 puntate in una botta, quindi è breve, è concisa, scorre bene. E anche guardandola con un occhio aperto e un occhio chiuso, diciamo che coinvolge, anche con una buonissima confezione. È girato bene, ha una bellissima fotografia, ha una scrittura ispirata nei dialoghi, soprattutto che a volte hanno quella battuta tagliente che ti aspetti dal personaggio di Mercoledì, ha delle situazioni, delle carinissime easter egg. La mia preferita è probabilmente quella che proprio ho riso, è quando a Mercoledì viene fatto vedere quello che per lei è considerato un film dell'orrore, ovvero Legally Blonde, la rivincita delle bionde. Lì proprio sono scoppiato a ridere come un cretino, e allo stesso tempo appunto è breve, è concisa, quindi non la tira per le lunghe. Ha un buon dosaggio del ritmo, diciamo. Però andiamo un po' più a fondo. Allora, questa serie TV, appunto, come molti hanno già notato, è una serie TV che ruota attorno al tema teen drama, in salsa gotica, mystery, un po' sovrannaturale, però alla fine spogliata di tutto l'enigma, di tutto il mistero, è effettivamente molto molto teen, come tantissimi prodotti Netflix. Io mi rendo conto di essere invecchiato malissimo, perché se anche un paio d'anni fa le serie teen o comunque i film teen mi ci rivedevo in un certo senso da adolescente, adesso obiettivamente cose come le cotte, l'inserimento a scuola, faccio molta più fatica a vederle come miei temi, però comunque ci sta assolutamente come tema. È una serie appunto teen che vede la nostra Mercoledì Addams come una teenager gotica degli anni 90. Infatti quello mi ci rivedo molto, che dopo vari tentativi di trovare un proprio percorso scolastico si inserisce in quella che è chiamata la scuola dei reietti. Questa sorta in realtà che tu ti immagini, e questo è una cosa che mi ha lasciato un po' what the fuck, ed è una cosa che anche sotto
sottolineato Sinergo nella sua recensione, perché poi mi sono visto qualche video qua là per capire se ero sulla stessa lunghezza d'onda di altri che ho visto sia recensioni positive che negative, e devo dire che questo aspetto è una cosa che ho visto anch'io, che Scuola per Reietti probabilmente è un problema anche di traduzione, ma io mi immaginavo tipo il peggiore disagiato istituto fatiscente, cioè proprio Reietti, immaginavo proprio una scuola di delinquenti, e invece sostanzialmente è una scuola strafiga, e infatti forse rende meglio in inglese, perché poi ho visto che in inglese è stato reso Reietto come outcast, che vuol dire effettivamente Reietto, però mi dà più delle vibe come ai margini, o comunque una realtà alternativa, parallela rispetto a quella della normalità. Quindi secondo me lì è la traduzione, forse ci voleva un altro termine di traduzione che rendesse meglio l'idea, perché Reietti, vedi, questa scuola strafiga con gente coi poteri, super fica, che però anche lì non sempre vengono approfonditi questi poteri. Infatti una cosa che mi ha lasciato un po' così sul chi va là, però alla fine ho apprezzato anche l'intento un po' comico, sono i vampiri con gli occhiali da sole. Cioè, bello, divertente, però obiettivamente sono delle persone normali con dei gotici con gli occhiali da sole. In altri casi invece obiettivamente abbiamo le sirene, abbiamo anche persone che hanno controllo di animali, licantropi e via dicendo. E appunto Mercoledì si inserisce in questa scuola di persone con dei poteri particolari o comunque delle peculiarità che li rendono appunto Reietti, una scuola molto molto figa, molto esclusiva, una elite fantasy, dove effettivamente ci sono dei corsi molto molto fighi, ecco, è Hogwarts, ecco punto, cioè non c'è niente da dire, effettivamente è Hogwarts, ma non è solamente Harry Potter, ed è quella la cosa che, pur apprezzando la serie, adesso sembra che ne sto parlando in modo molto negativo, in realtà la serie TV mi ha molto divertito, mi è piaciuta, però quando cerco di fare una recensione mi trovo molto più engaged nel parlare prima degli aspetti negativi, perché sono quelli che mi saltano inevitabilmente più all'occhio. Però poi cerco di ridimensionare un po' il tutto. Però effettivamente la primissima cosa che si nota guardando questa serie TV è il fatto che non ha nulla di originale e non ha nulla di così incisivo da essere engaging, no? Perché come serie TV è un pastiche di robe diverse già viste. La scuola è Harry Potter e tantissime dinamiche proprio a livello narrativo si riprendono da Harry Potter, ma non è solo Harry Potter, è anche Stranger Things, perché praticamente per tutta la serie coinvolge appunto Mercoledì nella sua adolescenza tormentata in questa scuola, appunto dover impelagarsi in un mistero che coinvolge questo mostro con i denti aguzzi che sembra quasi uscire da un manga di Deshino, perché è un mostro con gli occhi così un po' cartuneschi con le fauci, e che uccide la gente nei boschi. E questa roba mi ha dato subito delle vibe alla Stranger Things, anche proprio nella dinamica dei ragazzini che indagano, è Stranger Things. Ma non è solo Stranger Things, è anche le terrificanti avventure di Sabrina. Cioè proprio, ci sono dei personaggi in Wednesday che sono, in Mercoledì, che sono proprio, sembrano presi da altre serie TV, da altri prodotti e piazzati lì, o comunque che a me hanno dato delle vibe fortissime. Ad esempio Enid, che è quella che si rivelerà poi l'amica, la complice di Mercoledì, che come personaggio è molto bello, a me è piaciuto perché è proprio la controparte opposta di Mercoledì, è una ragazza molto spigliata, che ovviamente il suo gran talento è quello di essere un licantropo, però comunque è una ragazza molto spigliata, divertente, molto socialite, che allo stesso tempo si veste tutta colorata, con i capelli rosa, quindi esattamente l'opposto di Mercoledì, e ovviamente gli opposti si attraggono a una certa, quindi queste due è ovvio che diventino amiche a una certa. Però comunque a me, proprio così, nel modo di fare, nel modo di porsi, forse anche un po' nell'estetica, mi ha ricordato tantissimo lei, Luna Lovegood. Non so se sono solo io che ho avuto questa vibe, però me l'ha data subito. Ma anche Tyler, che ovviamente noi snasiamo subito,
essere un ideale interesse romance per la nostra mercoledì, a me è sembrato spiccicato proprio nel modo di fare, nell'estetica di quel ragazzo identico, identico all'Harvey di Le terrificanti avventure di Sabrina. Ci sono proprio delle dinamiche dei personaggi che sono uguali, uguali. Cioè identiche. E il problema è che è proprio questo: che più vedevo questa serie, più mi divertiva, e più mi sembrava di vedere pezzi di altre cose messi assieme. A una certa con... ci sono anche delle vibe alla Pretty Little Liars, con lo stalker del telefono. Cioè, non so quanto siano effettivamente degli omaggi, delle ispirazioni vere, o quanto sia io che trovo inconsciamente però dei collegamenti con altre cose, però tutto ciò che ho visto in mercoledì mi ha riportato alla mente qualcos'altro. Ed è quella la cosa che un attimo mi ha frenato dal essere entusiasta per questo prodotto, che comunque, andiamo alla controparte positiva, è estremamente di intrattenimento. Non sempre funziona a livello di scrittura, perché in alcune cose, soprattutto nello sviluppo dei personaggi, è un po' out of character. Cioè, obiettivamente ci sono delle cose, ad esempio, che riguardanti la passione per gli omicidi, però dopo, nello stesso tempo, in un altro episodio si dice che l'omicidio è una cosa deplorevole di cui vergognarsi. Ci sono proprio dei personaggi che pensano in un modo, agiscono in un altro. Una cosa che secondo me invece si regge bene la serie, ed è una cosa che alcuni hanno visto come negativo, è invece secondo me proprio il il focus principale di scrittura, è il personaggio di Mercoledì. Personaggio di Mercoledì che secondo me è scritto molto bene in realtà. È vero, ed è difficile, perché comunque è un personaggio monodimensionale, perché nulla la scuote, nulla la può ferire veramente. Poi scopriamo che non è così semplice, però non la può ferire nel profondo, perché è un personaggio freddo, glaciale, cinico, però ha uno sviluppo, ha un saliscendi, e ha anche nelle sue incoerenze di personaggio, in realtà è credibile, secondo me, anche legato all'età che vuole rappresentare. Cioè, io l'ho trovata credibile come teenager, se vogliamo, Mercoledì, molto all'extremis, però anche nelle sue incoerenze, nel fatto che comunque lei è tanto sicura di sé, è sicura che niente la possa scalfire, che comunque le piacciono le cose macabre, e quindi è gelida, è una che ha capito tutto. In realtà non è detto, cioè, nel senso, e si capisce che è una persona che comunque lotta anche con quelle cose che lascia perdere, in realtà fanno comunque parte di lei. Quindi quello no, secondo me da quel punto di vista c'è una grandissima attenzione, anche per il fatto che non è facile sostenere un arco narrativo su un personaggio che si mantiene per sua natura monodimensionale. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto, cioè proprio obiettivamente poi alcune battute ciniche, glaciali di Mercoledì funzionano molto bene, e secondo me è stata scelta anche l'attrice perfetta. Non conosco il nome dell'attrice, magari me lo direte voi qua sotto, ma l'attrice scelta è perfetta per estetica, anche per modo di recitare, per modo di incarnare quel personaggio, perché è una recitazione che per forza di cose deve mantenersi sempre monodimensionale, quasi monolitica, però funziona benissimo. Cioè si vede che non è una recitazione monoespressiva, che non è una recitazione raffazzonata, è una recitazione pensata, studiata, ben interpretata. Ma in generale il cast secondo me è di alto livello, cioè anche gli attori molto più giovani comunque fanno il loro dovere in modo secondo me sopra la media. E niente, appunto, gli ingredienti sono questi. Mercoledì va in una scuola per animali fantastici, mettiamo, c'è un mistero, sto mostro che uccide la gente, e in mezzo tante citazioni diverse. Alcune come easter egg vengono messe lì, a me ha fatto molto ridere anche il Pinterest di Ted Bundy, così,
Quello mi ha fatto molto ridere, ma tanti momenti fanno ridere, sono divertenti, tanti momenti di scrittura sono divertenti. La cosa che proprio mi ha bloccato dal dire wow a questa serie è però il fatto che ogni cosa stessi guardando, anche reinterpretata in un modo nuovo, mi ha ricordato qualcos'altro. E quindi so che guarderò anche la seconda stagione, anche piuttosto divertito, aspettandomi una cosa divertente e coinvolgente, ma non credo urlerò mai dicendo ah, mi gaso! Una cosa che invece magari per serie TV che obiettivamente non sono un granché, però io mi ero gasato, tipo Sabrina, siamo tutti d'accordo che non è un capolavoro dell'audiovisivo, però obiettivamente la prima stagione io ero adoro, cioè una cosa che qui non è successa perché è un prodotto proprio realizzato to cure, no? Con una bella confezione, una bella patina, dei personaggi potenzialmente appetibili, anche se obiettivamente tu più ci ragioni, più altri personaggi a cui non hai pensato ti ricordano qualcos'altro. La professoressa che ti ricorda la Kuman, la preside che ha anche un po' delle vibe alla Umbridge in alcuni punti, non lo so, cioè ci sono proprio delle cose che mi ricordano altre cose, ecco, la gara delle canoe, Edgar Allan Poe, carinissima l'idea, poi lo vedi ed è praticamente un torneo di Quidditch di rivisitato, ma non so se è un problema mio, però obiettivamente mi rimanda a quello. C'è una cosa che non capisco però, c'è una polemica in corso che dice sostanzialmente che questa serie TV è da condannare perché viene detto che i personaggi negativi sono quelli neri, e io non sono minimamente d'accordo, e si capisce lontano meglio che non è l'intento della serie, quindi mi chiedo se veramente sia stata vista fino in fondo, perché obiettivamente se vogliamo prendere come personaggio negativo quello che può apparire tale in modo come viene presentato, allora dovrei prendere come riferimento la bitch della scuola, no? Bianca, Blanca, com'è che si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, la ragazza nera che appunto è la prima della classe, strafiga, che si spupazza al bonazzo della scuola, che poi la rifiuta e lei vuole tornare col bad boy della scuola. È una sirena, cioè è una strafiga che ovviamente arriva mercoledì. Poi anche lì il fascino della gotica, la Birch di Bad Taste che arriva e mette in riga tutti facendo la scontrosa, e lei si chiede un attimo, ma come, ma ero io la queen, no? Che arriva questa squinzia e mi ruba lo scettro. È lo stereotipo della bitch, ma in realtà come personaggio a me lei è piaciuta molto, perché obiettivamente come fai a ritenere negativo un personaggio come lei quando obiettivamente tutto quello che fa per essere considerata bitch, mettendosi nei suoi panni, c'ha ragione, obiettivamente, cioè, mercoledì obiettivamente è una caga cazzo, cioè, per il suo punto di vista, mettendoti nei tuoi panni, è così, e poi come personaggio non è cattiva per il gusto di essere cattiva monodimensionale, cioè è un personaggio che ha un suo sviluppo, che anche quello ha una sua sfaccettatura, che non può ritenersi negativa, anzi quando è più così signorina Rottenmeier all'inizio, un po' smorfiosetta, cioè a me ha ricordato, anche qua mi ha ricordato un'altra roba, però come vibe mi ha ricordato Hermione, cioè magari non c'entra niente, però non è una bitch alla regina George che è perfida, è una bitch un po' smorfiosetta che magari agisce così facendo leva su i suoi assi nella manica, che possono essere lo studio, la bellezza, però alla fine magari c'è qualche insicurezza di fondo, c'è qualcosa di un po' più profondo, e poi alla fine si scioglie, non lo so, cioè nel senso, va un po' così, cioè non è un personaggio negativo, ecco. Ecco, però più parlo di questa serie, più mi vengono in mente altri rimandi che manco ho pensato guardandola. E in generale, se devo essere proprio sincero, papale, sullo sviluppo della narrazione, il mistero, per come viene risolto l'indagine, poi c'è sta roba del libro con l'illustrazione, dove mercoledì è la prescelta, che forse farà qualcosa di terribile, poi c'è sto mostro, cioè lo sviluppo vero e proprio è un po' sempliciotto, cioè nel senso obiettivamente
cerca di depistare ogni tanto la serie TV, di giocare con le aspettative dello spettatore su chi possa essere il cattivo della questione, ma alla fine gira che ti rigira, i tuoi primi sospetti si confermano più o meno, se non subito ci arrivi molto prima che la serie riveli la verità attraverso dei colpi di scena, quindi per quello è un po' sempliciotto, ma va bene così, nel senso che io ho preso questa serie non come il capolavoro, il grande comeback di Tim Burton, ma un prodotto di intrattenimento onesto, non originale, divertente, che mi ha fatto passare un bel momento, che il suo pro è sicuramente quello di avere un'ottima confezione, di essere pensato come un prodotto di intrattenimento che anche se guardi con un occhio aperto e un occhio chiuso ti scorre davanti con leggerezza, ti dà anche una buona grinta, una buona carica, poi secondo me visto da adolescenti, da teenager, ti dà anche qualche sensazione in più perché ci sono anche un po' queste dinamiche teen di mezzo, e in linea generale va bene così, non è che bisogna sempre fare un capolavoro o guardare solo capolavori, secondo me è un onestissimo prodotto di intrattenimento che come molti altri prodotti è un pastiche di roba già vista, però alla fine non lo nasconde neanche, non c'è un tentativo di fare la furbata, cioè è piuttosto onesto in quello che mostra e secondo me comunque merita di essere visto, però su una scala da 1 a 10 gli do un onestissimo 6, insomma questa è la mia opinione, ma fatemi sapere voi che ne pensate di Mercoledì Wednesday, fatemi sapere se l'avete vista, non l'avete vista, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, io vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!